Mancini! Federico e Andrea, partita durissima ma portata a casa. Sì, portata a casa con grande voglia, loro erano veramente, veramente forti. Noi sette siamo fantastici, corriamo per l'uno per l'altro e alla fine andando sotto 2-1, 2-2 e 3-2 alla fine l'abbiamo portata a casa. Invece dei fantastici 4, fantastici 7. Sì. Anche più di 7, siamo una squadra tutti insieme, siamo almeno in 15. Facciamo un gruppo tutti insieme, è la nostra forza. E adesso vi aspettate una semifinale ancora più tosta? Adesso la semifinale arriverà e sono tutte toste, dalla prima del girone all'ultima fino a semifinale e magari a finale, chi lo sa. Però noi ci proviamo e lottiamo fino alla fine. Che cosa ne pensate di questo torneo rispetto agli altri tornei? Questo torneo qua, il campo, la tribuna, il pubblico, l'organizzazione è veramente, veramente bello. Benissimo, allora un po' di latte non fa mai male, eh?
Eccolo qua. Assolutamente, beviamo sempre un bicchiere di latte ogni mattino, infatti poi si vedono i risultati sul campo. Grazie ragazzi. Grazie a voi, ciao. Che vedo fino a mezzanotte. Allenatore, mi chiedo se è contento di aver vinto. Andrea, nella maglia c'è scritto catenaccio, però non avete fatto catenaccio voi, No, abbiamo giocato bene, buona partita, anzi ottima partita, e il risultato ci ha premiato, nettamente direi. Non c'è stata proprio partita, a dire la verità. Adesso cosa vi aspettate per le semifinali? Ma ripartiamo da questa prestazione, soprattutto dal clean sheet, comunque in questo turno prendere gol vuol dire che è lavorato bene dietro, è la prima volta che facciamo clean sheet, direi che bisogna continuare su questa strada, lavorare, giocare bene, se possibile vincere, anzi dobbiamo vincere.
Cosa ti piace di questo torneo rispetto agli altri tornei? È un torneo di livello molto alto, si vede, giocano giocatori veri, come se fosse veramente il campionato, anche se è solo un torneo estivo, però è la Champions League dei tornei estivi, secondo me. Bellissimo. Nicol ti consegna... Grazie mille. Immagino che tu berrai un sacco di latte. Latte, cereali, colazione sempre. Ci vediamo alla seconda giornata dei quarti di finale. Mi raccomando, non mancate. E soprattutto andate a mangiarvi un bel panino da Pane Salam dopo la partita, perché è buonissimo. Ciao!